Ciao a tutti, benvenuti alla Kotlin Night. Questa sera ci saranno quattro talk, i primi due, poi una pausetta di 10 minuti, poi gli altri due. Siamo un attimino in ritardo per alcuni problemi tecnici. E niente, io sono Gabriele del GDG, ma anche di Subito. E questa sera vi faremo vedere un po' di cose interessanti. Ma prima, probabilmente molti di voi sanno chi è il GDG, ma probabilmente alcuni no. Chi è che è già stato uno dei nostri eventi? Bene, la metà ci conosce, ma gli altri... Beh, noi siamo un gruppo di fanatici, sviluppatori, ma... Non siamo direttamente a contatto, diciamo, con sotto Google, quindi siamo una community. Quello che facciamo è riunire le persone, cercare di diffondere la tecnologia, ovviamente di Google. Siamo tanti nel mondo, siamo una ventina in Italia. Siamo una community. 103 paesi. In Italia. Cosa facciamo? Facciamo un sacco di eventi, facciamo Code Lab, facciamo workshop, eventi di divulgazione, ma soprattutto stiamo insieme, perché riusciamo a scambiarci contatti, opportunità, è un bel modo per condividere le nostre conoscenze e le nostre passioni. Chiunque vuole unirsi è benvenuto. Poi vi lasceremo i contatti e insegui, para condividi. Prossimamente, sempre non per forza via Subito, ma anche in altre location, avremo altri talk su Google Cloud StudyGem, Google I.O. Extended e Google Assistant. Sono molto veloce, adesso lascio la parola subito al primo speaker e buona serata. Ciao a tutti, io sono Roberto, adesso prossimamente avremo anche le slide. Nel frattempo mi presento, sono chiaramente fuori dall'inquadratura. No, però io senza le slide non so dove andare. Uno dei problemi tecnici era il fatto che i miei font non c'erano su quel computer e quindi ho fatto perdere tempo per quello. Però sto scherzando, tranquillo, non era per quello. Comunque... Wow, è inquietantissimo così. Mi sposto un po' in qua. Allora, comunque, riprendendo. Io sono uno sviluppatore Android, faccio parte dei Google Developer Expert e lavoro al momento per il New York Times. E anzi, alcuni dei miei colleghi, forse non avendo niente di meglio da fare, ci stanno guardando. Quindi saluto. Hi people. E ora torno all'italiano, che forse ci è più congeniale. Ok. E ora torno all'italiano, che forse ci è più congeniale. Ok, era un test. Il test è stato passato. Ok, allora, cominciamo con la presentazione. Dovete sapere che non ho ancora provato queste slide, quindi andrò molto, molto, molto a braccio. Anzi, sicuramente sbaglierò molte delle cose che saranno poi dietro di me. Voi fate fede a quelle, che quelle sono verificate. Allora, quanti di voi hanno già provato queste cose qui che sono messe lì? Le Kotlin extension per Android? Beh, vedo un sacco di gente comunque. Quanti di voi hanno sentito parlare di questa cosa qui? Vabbè, uno. Tenete le mani alte perché io sono lento. I nerd di là lo sanno. Un po' di gente normale di qua anche. Vabbè, vi racconto brevemente cosa sono queste cose qua. Allora, l'anno scorso al Google I.O. Google ha deciso di dare finalmente supporto ufficiale a Kotlin. Dopo qualche mese hanno cominciato a rilasciare delle librerie che ci rendessero lo sviluppo quotidiano leggermente meno tedioso di quello che succede ad oggi.
E questo è il primo risultato, ovvero una serie di trucchi, di escamotage e di altre magie che ci permettono di scrivere del codice un po' meno verboso in Kotlin, che poi è l'idea stessa di usare Kotlin invece che usare Java. Però, vabbè, ora lo sappiamo e diamo per scontato che ci sia un po' di magia dietro. In realtà, finita l'animazione? Sì. Non c'è nessuna magia. Tutto quello che c'è lì dentro sono funzionalità di Kotlin che loro hanno implementato e che noi andremo adesso a scoprire. Ok. Quanti sviluppatori Android ci sono qui? Ok, gli stessi di prima hanno alzato le mani. Fantastico, allora, chi mi sa dire cosa fa questa roba qui? Giuro che non mordo. Ok, gli stessi di prima hanno alzato le mani. Fantastico, allora. Sto qui finché qualcuno non me lo dice, sappiatelo. Questa roba qui? Dai, che cosa fa quella cosa lì? O crea un object animator anche. Ok, abbiamo decretato che crea un object animator. Un object animator, come tutti noi sviluppatori Android sappiamo, può avere dei listener. Questi listener sono implementati in Android in una maniera leggermente orrenda. Ciò vuol dire che anche se abbiamo bisogno di solo una di queste funzionalità, dobbiamo implementarci tutti quanti i metodi. E non è esattamente una delle cose più divertenti da fare. Quindi Google ha deciso di renderci la vita più semplice e fornirci delle funzioni, che sono queste qua. Scusate, se sono qui mi prende? Ok, no, perché stare dietro alle mie slide, davanti alle mie slide mi sa... Cioè, poi non vedo cosa dico. Perfetto, grazie, posso uscire dall'inquadratura? Fantastico. Allora, questi metodi, queste cose qui, abbiamo il laser qua. Ho paura a schiacciare i tasti perché non so come funziona questa parte. Allora, questi sei metodi qua, che andiamo ad evidenziare, vanno a rimpiazzare i callback che eravamo abituati a chiamare prima. Ok? Come fanno questa cosa qui? Beh, a occhio, vediamo che queste, non essendo delle funzioni dichiarate internamente all'object animator, perché dovremmo andare a cambiare la piattaforma, sono dell'extension function. Ok, ci sta. Mentre invece qui, tra le graffe, abbiamo delle lambda. Giusto? Qui sembrano delle cose abbastanza semplici. Ora, dei tre sviluppatori Android che ho visto prima, chi di voi ha già usato uno qualunque dei primi quattro metodi, normalmente in Java? Ok, quindi sapete che queste cose qui in realtà fanno parte tutte dello stesso oggetto. Però adesso in realtà non è così. Perché se vado a vedere come sono dichiarate, io vado semplicemente a dirmi che voglio che quando viene chiamato l'onStart, una determinata funzione che prende in ingresso l'animator e non mi ritorna nulla, deve essere eseguita. In qualche modo, non so ancora come. E come lo facciamo? Usando questa helper function e gli diciamo che il nostro callback di onStart è quello che abbiamo passato prima. Ora andiamo a vedere cosa si nasconde dietro questa implementazione. Ok, era 10 minuti per fare questa animazione. Allora, andiamo un pochino a vedere cosa ha fatto qua il nostro amico ingegnere Google. Abbiamo quattro funzioni, tutte quante nullabili ovviamente, perché se no non possiamo andare avanti. E poi abbiamo creato il nostro listener e in base a quello che vogliamo eseguire andiamo a chiamare il callback differente. Quindi sì, abbiamo quattro funzioni diverse che semplicemente ci rendono la vita un po' più semplice,
Ma questo è il succo della magia. Dietro tutto quello syntax sugar che abbiamo visto finora non si nasconde altro che il vecchio codice Java. Quindi abbiamo già scoperto uno dei primi trucchi. Ok, secondo trucco. Chi di voi ha già visto qualcosa di simile a questo qua? Vai, guardo sempre voi perché gli sviluppatori Android sono di là. Ok, che cosa fa questa cosa qui? Type non è un vero servizio. L'ho inventato io perché non ci stava nella slide. Stai chiedendo al sistema operativo di darti il service di un certo tipo. Ok, nel fattispecie di tipo type. Ok, in realtà getSystemService è un metodo che già abbiamo nel nostro GodObject context, giusto? L'abbiamo usato tutti quanti almeno una volta nelle ultime 4 ore. Se avete lavorato nelle ultime 4 ore, ovviamente, se non 5. Giusto? Sì. Benissimo, e questo è il tipo di reazione che voglio quando faccio le domande, perché sennò continuo a farle finché non mi date una risposta. Ok, allora, la cosa interessante è questa cosa qui. Giusto? Sì. Perfetto, grazie, grazie. Io guarderò sempre te perché mi piace come reagisci. Ok, allora, andiamo a vedere come hanno fatto questa roba qui. Ok, qua ci sono un sacco di cose strane. Allora, lasciamo perdere queste linee qua perché in realtà il requires API 23 è semplicemente perché prima getSystemService ci ritornava un object e metterli una st qua non gli piaceva. Quindi abbiamo detto lasciamo perdere, tanto la 21 non la supporta più nessuno, usiamo tutti la 23 ormai, il 7% dei dispositivi ce l'hanno, quindi siamo a posto. Quindi vabbè, questa parte qua l'abbiamo smaltita. Però ci sono altre cose che sono molto, molto, molto interessanti in questa funzione. E sono sostanzialmente queste. Ok? Inline, reified, t, t è una delle cose importantissime, anche se possiamo ignorarla per il momento, e concentriamoci su queste due paroline qua, che sono paroline chiave di Kotlin. Ok? Allora, andiamo a capire esattamente cosa fanno queste due paroline. Normalmente, quando noi invochiamo una funzione, il compilatore la va a prendere e la richiama. Quando abbiamo una funzione di livello più alto, crea un oggetto e così via. Con inline non c'è più questo problema relativamente, perché va a prendere il corpo della nostra funzione e va a sostituirlo alla sua invocazione. Quindi invece che avere la mia funzione Pippo, avrò tutta la mia serie di print line che ho messo dentro quella funzione perché mi piaceva fare questo esempio. Ok, quindi invece che avere Pippo avrò le mie 10 print line. Se nell'altra classe avrò di nuovo Pippo, avrò le mie 10 print line. E se in un'altra classe invoco Pippo, cosa avrò? Sì, 10 print line. No, sì, non era la risposta giusta stavolta. Allora, ma ti ho visto! La risposta giusta non era sì e non è 42. Ok, ripetiamo la domanda. Se nella quarta classe, che facciamo un po' difficile, ho di nuovo il metodo Pippo, che cosa avrò invece? Perfetto. Allora, questa parte qua l'abbiamo capita benissimo. Però ci manca il refile. Allora, se volessimo solamente accedere al tipo, potremmo usare la reflection. Non è un problema. Però non ci piace tantissimo. Quindi Kotlin ci ha messo a disposizione, presumibilmente solo quando usiamo inline, diciamo che è un'esclusiva tipo premium nella Champions League, refide inline, stessa cosa, refide va a preservare il tipo del nostro oggetto in modo tale che possiamo averlo lì pronto. Quindi tramite inline e refide noi possiamo evitare di usare la reflection, noi personalmente, poi cosa faccio all'interno è oscuro, però noi personalmente non l'andiamo a usare e ci teniamo il nostro tipo, che è quello che ci interessa. Ok? Quindi queste due funzionano benissimo insieme. Quindi quando abbiamo una funzione che accetta una lambda e in questa lambda ci serve un tipo, useremo
Bravissimi, la seconda volta. Adesso facciamola la prima volta così. Andiamo avanti. Ok. Questa parte qua è un po' più oscura, vero? Sì. Perfetto. Oh, questa era la risposta che cercavo. Allora. Non mi ricordo quanti sviluppatori Android ci sono qui. Tre. Tre, giusto, grazie. Mi piace questo, ma possiamo averlo sempre, Itoli, per favore. Allora. No, non l'ho pagato, è solo simpatico. Quanto sei cattivo. Allora, tutti gli sviluppatori Android sanno che quando si ha a che fare con le view, normalmente c'è un oggetto veramente noioso che si chiama tape array. Questo tape array, ogni volta che si usa, va riciclato. È un API, devi chiamare recycle. Si sa bene per quale motivo questa cosa qua, però siccome sono molto molto gentili, ci hanno dato questo costrutto un pochino strano per evitare di doverlo fare manualmente. Quindi quando noi invochiamo la prima extension function with styled attributes e passiamo tutti i parametri che ci servono, poi ci permette di eseguire questo codice qui all'interno del nostro tape array. Una volta che usciamo lo ricicla automaticamente. Ok? In realtà non c'è tantissima magia dietro, però c'è qualcosa di molto interessante, almeno per me è interessante, spero lo sia anche per voi, se no potete definirlo non interessante dopo nel caso, o rispondere sì, non adesso, dopo. Ok, allora, c'è qualcosa che non avevamo ancora visto qua? Leggete bene i parametri, soprattutto l'ultimo parametro, quello che ha delle parentesi uno unit. C'è qualcosa che vi colpisce lì? Il punto prima delle parentesi. Chi l'ha detto? Bravissimo. Hai vinto qualcosa? Rivolgiti poi a Omar per quello. Allora, il punto prima della parentesi. Questa roba qui, formalmente la possiamo descrivere come block è una funzione di type array che non mi ritorna nulla. Quindi questo vuol dire che qualsiasi cosa sia contenuta in... Ok, devo urlare. Sì, la pila è vuota, quindi presumo sia scarica. Vabbè, facciamo senza. Ok, allora, quindi vuol dire che qualsiasi cosa sia contenuta all'interno di tape array va bene. Ma in realtà c'è un altro aspetto molto, molto interessante. Questa roba qui è il receiver. Cioè vuol dire che noi possiamo invocare qualsiasi metodo senza dover specificare che stiamo parlando del tape array. E lo facciamo in questa maniera qui. Noi diciamo esegui block, che come vedete adesso è un extension function di tape array, senza che abbiamo dovuto dichiarare manualmente. Ok, mi sono perso un attimino. Ok, giusto. Quindi tutta quella parte che abbiamo visto prima, cioè quella riga lì con il getResource, è in realtà un metodo di type array che noi possiamo invocare senza aver bisogno di rivolgerci direttamente all'oggetto. E questi sono sostanzialmente tutte e tre le tecniche che vengono usate all'interno della libreria, perché sono quelle che ci permettono di scrivere una sorta di DSL. Speriamo che di non essere ucciso per questa cosa, perché so che chi scrive DSL questa cosa qui non la sopporta tanto, però diciamo che l'intento è quello, di fornirci delle API che siano più Kotlin e meno Java. E qui dovrebbe partire un applauso allucinante perché siamo arrivati. Noi ci è voluto un anno per avere questa cosa, cioè noi sviluppatori Android siamo contenti. Visto? Lo dicono i due sviluppatori Android. Ok. Ora, questo slide doveva arrivarci dopo che ho detto che possiamo costruirne una anche noi, e voi mi dicevate no, non è vero, non ci riusciamo. Facciamo finta che abbiamo fatto tutta questa cosa qua e continuiamo. Allora, noi vogliamo creare qualcosa che ci permetta di animare le nostre view.
che ci hanno già fatto, ci ha già pensato Jake Wharton e un'altra serie di persone un po' più brave di me, però siccome non mi piace usare le librerie degli altri, ne voglio scrivere una io. Ok? Quindi, ora noi vogliamo scrivere qualcosa che ci permetta di animare una view. Ok, questa è una normale funzione, giusto? Qua sto verosimilmente animando una view, giusto? Ok, questa è l'altra risposta che mi piaceva. Ti sei perso? No, no, stiamo un po' addormentando. Volevo dare anche all'altra possibilità di... Cioè, chiaramente, chiaramente il turismo. Funziona? Prova, prova, sì. Perfetto. Ok, nel caso non mi sentiste prima, ora siete tornati a sentirmi e fossi in voi sarei contentissimo. Allora, abbiamo detto, questa è una funzione che anima una view. E fin qui è semplicissimo. Abbiamo la nostra view, diciamo, animati, la duration è quella, e un sacco di altri parametri, e poi finiamo con start. Ok, siccome chiamarla normalmente non ci piaceva, abbiamo detto, vabbè, facciamo un extension function. Tanto tutte le view che vogliamo mostrare sono così. Kotlin mi permette di farlo, non mi interessa il fatto che sto andando a usare dei metodi statici, e va bene così. Però poi a questo punto voglio creare anche una funzione che mi nasconde la view. E quindi faccio sostanzialmente la stessa cosa, invertendo due parametri. E siccome io ho letto clean code e questa cosa qua non mi piace, ho detto no, scrivo il codice due volte, non va bene, non è da me. Allora ho detto, vediamo se riesco a fare qualcosa di simile a quello che ho visto prima. Ovvero, vediamo un attimino, queste due cose, queste due linee sono le due cose che variano, vediamo se riesco a estrarmi solamente questa roba qui. Ok, mi sembra un qualcosa di abbastanza semplice. Quello che abbiamo fatto è replicare esattamente il comportamento che abbiamo visto prima con gli styled attributes e semplicemente siamo andati a definirci un callback che prende una qualsiasi funzione dichiarata su viewPropertyAnimator e mi ritorna il viewPropertyAnimator. Perché stavolta non ritorno unit? Bravissimi, queste sono le reazioni che mi piacciono. Sì, esattamente per quello, perché se dichiaravo unit, poi non potevo farlo partire e ho fatto tutta questa fatica per niente. A questo punto abbiamo semplificato parecchio le nostre funzioni. Sì, ho cambiato la height perché mi sembrava una cosa tenere solamente l'alfa. Però come vedete, tutti questi metodi sono metodi che vengono dichiarati all'interno di viewPropertyAnimator e noi li possiamo richiamare senza doverci rivolgere al viewPropertyAnimator, senza sapere che quello è un viewPropertyAnimator. Quindi siamo arrivati ad avere una funzione chiamata update che ci va a eseguire la nostra bella lambda che è contenuta semplicemente all'interno della stessa chain di prima. Ok, sono andato più veloce di quanto immaginassi, molto più veloce. Allora, se volete sapere di più di quello che facciamo, è qui. Per i tre sviluppatori Android che sono qui, c'è una nuova community che ha un logo bellissimo, che è questo qua. Sentitevi liberi di iscrivervi. E per tutti quelli che vogliono venire a DroidCon Italy a aprile, mi pare. Pensare che lo organizzo, quindi dovrei sapere quando è. C'è uno sconto del 20% con questo codice qua. Quindi se volete venire a DroidCon Italy e non avete ancora il biglietto, usate pure questo codice. Perfetto. E vi aspettiamo. Ok, le slide sono lì sopra, se avete domande sono qui o da qualche parte. No, presumo che non abbiano domande. Va bene. Grazie a tutti. No, infatti, ce la rischiamo.
Bene, ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Giacomo, lavoro qua subito e faccio lo sviluppatore Android e il mio talk parla di DSL, quindi in realtà è abbastanza collegato a quello di cui ha parlato Roberto, nel senso che vedremo i concetti che stanno alla base dello sviluppo di DSL e che vengono applicati anche in alcune delle Kotlins che ha fatto vedere prima. Quindi direi partire dalla definizione di questi Domain Specific Language che vengono definiti come un linguaggio di programmazione che ha una limitata espressività e che si occupa di risolvere un particolare problema limitato a un dominio. Martin Fowler ha parlato estensamente di questi linguaggi, ha scritto anche un libro, ha scritto molti post sul suo blog e appunto li definisce mettendoli in relazione invece ai linguaggi general purpose, che sono linguaggi con i quali è possibile risolvere qualunque tipo di problema, e fondamentalmente dice che scrivendo un DSL ci stiamo scrivendo un linguaggio a mano da soli per risolvere il nostro particolare problema. Fondamentalmente è quello che ha fatto Google con le Kotlin X, ha scritto una specie di linguaggio abbastanza esplicativo e leggibile per diciamo, migliorare delle API che non erano così pulite. Una distinzione importante da fare nei Domain Specific Language è quella di internal DSL ed external DSL. Quelli internal sono quelli che abbiamo visto finora, quindi fondamentalmente delle astrazioni che utilizzano le feature del linguaggio, ma che comunque si tramutano in codice del linguaggio che li ospita, mentre gli external DSL sono dei veri e propri linguaggi che vengono scritti totalmente con una sintassi diversa dal linguaggio che poi li andrà a interpretare e compilare. Appunto, esempi di internal DSL sono Fluent JPI che avete visto in Java, le Kotlin X che abbiamo visto prima, non so se avete mai usato qualche libreria che nella costruzione di oggetti fa chiamate in fila di vari metodi con nomi molto esplicativi, ecco, quelle Fluent APIs fanno parte di questi internal DSL. Ok, ma perché prendersi la briga di scriversi un DSL a mano e fondamentalmente che benefici ci porta? Beh, innanzitutto abbiamo un'estrema flessibilità perché, come abbiamo visto prima negli esempi di Roberto, possiamo modellare come vogliamo le nostre API e decidere quali sono le funzionalità e a che cosa dare importanza nella scrittura delle nostre API. Inoltre è possibile, il risultato molto spesso è molto più facile da mantenere e leggibile per l'utente finale perché appunto stiamo creando delle astrazioni al di sopra di API che non sono scritte troppo bene, che non fanno molto parte del nostro dominio, quindi non esprimono bene concetti che fanno parte del nostro dominio, ma soprattutto hanno un vantaggio non indifferente che è quello che molto spesso, se scritti in un certo modo, possono essere letti addirittura da persone che non sono sviluppatori o che non comprendono direttamente il linguaggio in cui le stiamo scrivendo, e quindi queste persone potranno addirittura modificarli e aggiungere pezzi. Ok, ma Kotlin cosa ha di speciale per essere un linguaggio utile allo sviluppo di questi DSL? Beh, in realtà ha moltissime caratteristiche che lo rendono estremamente adatto a questo tipo di scopo. Innanzitutto è molto conciso, quindi permette di omettere parentesi inutili e caratteri che in realtà andrebbero semplicemente a complicare le nostre API. È molto espressivo, quindi basti pensare ai name parameters, quando chiamiamo una funzione è possibile indicare il nome di un parametro e questo aumenta estremamente la lettura, la chiarezza di lettura delle nostre API. Inoltre type safety, a differenza di altri linguaggi come ad esempio Groovy, che vengono utilizzati per costruire DSL, abbiamo la sicurezza del compilatore che il DSL che stiamo scrivendo è sintatticamente corretto, perché chiaramente c'è il compilatore che garantisce tutto ciò. La funzionalità quindi di Kotlin che ci permette di scrivere DSL è denominata Kotlin TypeSafe Builders e nient'altro è che una serie di la combinazione di alcune funzionalità chiave del linguaggio che vengono combinate in modo da scrivere dei builders, quindi fondamentalmente se riprendiamo il classico pattern builder di Java, lo estendono e lo rendono molto più leggibile e comprensibile e ci permettono di scrivere i DSL che cerchiamo. Quindi
Per fare un esempio, partirei da un problema che ho risolto nel mio lavoro quotidiano appunto con questi DSL ed è la scrittura di form, quindi un form di raccolta dati. In particolare doveva essere un form di raccolta dati che veniva poi tramutato in una pagina in un'applicazione Android. E in realtà avevo la necessità di dover scrivere molti form che molto spesso erano molto complicati, venivano tweakati, aggiustati molto di frequente in vari dettagli. E fondamentalmente avevo bisogno di un'astrazione che mi potesse dare una visione chiara e netta di come era strutturato un form senza dover andare in giro per file a cercare il codice che lo descrivesse. Quindi ho ottenuto qualcosa del genere. Questo è fondamentalmente un DSL, il DSL che mi sono scritto che mi permette di creare questi form e come vedete è estremamente chiaro e facile da leggere. È evidente come sto creando, sto definendo un form composto da un paio di sezioni e all'interno di queste sezioni sto definendo dei campi che a loro volta possono essere configurati in vari dettagli. Quindi posso, per esempio, per un picker settare una label, aggiungere un placeholder, specificare la lista di opzioni disponibili. E come vedete, questo è pure semplice codice Kotlin, non c'è niente di strano, sono semplicemente chiamate a funzioni e variabili che vengono settate, ma è chiaramente leggibile anche da una persona che non ha la più pallida idea di cosa ci sta sotto e soprattutto che non ha mai visto Kotlin. Il risultato poi era quello di avere a schermo il form desiderato e chiaramente, come dicevo prima, una qualunque persona andando a modificare qualcosa all'interno di questo unico file avrebbe ottenuto il risultato sperato. Quindi, dicevo prima che appunto questi TypeSafe Builders sono l'unione di tre funzionalità chiave di Kotlin: IOrder function e lambdas, extension function e functional literal with receivers. Fondamentalmente sono cose che abbiamo già visto nel talk di Roberto, ma adesso le andiamo ad esaminare più nel dettaglio per capire come ottenere il risultato finale. Allora, IOrder function e lambda. Come sapete, in Kotlin le funzioni sono dei first class citizen, quindi fondamentalmente sono rappresentate da dei veri e propri tipi riconosciuti dal type system, quindi possiamo avere delle funzioni che prendono in ingresso altre funzioni o che eventualmente le ritornano, che hanno come tipo di ritorno una stringa. Qui ad esempio sto definendo una funzione che prende come argomenti una stringa e una funzione, che a sua volta prende una stringa e ritorna una lista di stringhe. Inoltre posso definire le lambda, sempre il Kotlin, che sono fondamentalmente funzioni che non sono state definite, quindi non hanno un nome, ma vengono passate direttamente a un'altra funzione o salvate in una variabile. Combinando le due cose, quindi posso chiamare la funzione definita prima, la IOrder function, e passargli direttamente una lambda. Grazie al syntactic sugar di Kotlin possiamo, come dicevo prima, omettere delle parentesi inutili e quindi passare direttamente la lambda all'esterno delle parentesi tonde. Poi, altro concetto che se scrivete codice in Kotlin sicuramente avete affrontato e conoscete sono le extension function, che danno la possibilità di estendere classi e tipi dei quali non abbiamo direttamente il controllo, ed estenderle con dei metodi che fondamentalmente verranno risolti staticamente dal compilatore e con i quali possiamo aggiungere funzionalità appunto a questi tipi. In questo caso, ad esempio, ho modificato la funzione di prima e invece di passare quindi una stringa alla funzione, definisco direttamente la funzione sul tipo stringa e a questo punto posso chiamarla su qualunque istanza di tipo stringa. L'altro concetto, un filo più difficile da comprendere, è quello dei functional literal with receivers. Fondamentalmente sono delle funzioni. Allora, innanzitutto la sintassi per definire il tipo di un functional literal with receiver è questa che abbiamo visto anche prima. Quindi sto definendo fondamentalmente il fatto che una funzione verrà chiamata su un oggetto di tipo stringa e ritornerà una lista di stringhe. E come vedete, all'interno del corpo della funzione faccio riferimento all'oggetto sul quale verrà chiamata con this. Quindi fondamentalmente, come nell'extension function, mi ritrovo all'interno del contesto dell'oggetto sul quale la funzione viene chiamata.
E di conseguenza, avendo definito questa funzione e salvata in una variabile, posso utilizzarla su una qualunque, in questo contesto ovviamente di esecuzione, posso chiamarlo su una qualunque istanza di tipo stringa, come se fosse stata definita come un'extension function, come prima. Per capire meglio il concetto, fondamentalmente possiamo dire che le lambda stanno alle funzioni come i functional iterator with receiver stanno alle extension function. Quindi in realtà i functional iterator with receiver sono le lambda delle extension function, sono delle extension function che io posso passare ad altre funzioni o ritornare da altre funzioni. Ora, mettendo assieme tutti questi concetti, andiamo a vedere come ottenere il TypeScript Builder che vedevo prima. Quindi qui c'è una versione semplificata di quello che abbiamo visto prima. In questo caso è un form che crea direttamente un picker nel quale dentro vengono settati alcuni variabili di configurazione. Ovviamente questo è un builder, quindi al di sotto ci dovrà essere un qualche modello che rappresenta il nostro form. Quindi immaginiamo di avere un paio di classi che sono il modello del form, formModel, che contiene una lista di campi, inizialmente vuota ovviamente, e un modello per il picker, che come property ha una label, un placeholder e dei valori possibili, come vedete sono quelli che poi vengono settati. Quindi, ora che sappiamo il modello che sta sotto, possiamo andare a vedere che cosa a tutti gli effetti fa quella funzione form, perché quel form non ha nient'altro che una funzione allo stesso modo di picker. La funzione è definita così, quindi come vedete è molto semplice, e appunto è una iorder function, nel senso che è una funzione che prende in ingresso un'altra funzione, e quest'altra funzione, chiamata init, è appunto un functional iterator with receiver. Functional iterator with receiver che è definito e può essere chiamato quindi su un tipo di oggetto for model. All'interno quindi del corpo di questa funzione noi possiamo creare il modello del nostro form, chiamarci sopra la funzione che ci viene passata, il functional iterator with receiver che ci viene passato, che fondamentalmente è questo, arrivo, ecco qua, quello dove all'interno viene poi chiamato picker, e poi semplicemente ritorno il form, perché alla fine di tutto voglio che il mio TypeScript Builder mi ritorni il modello del form per poi passarlo a chi si occuperà di mostrarlo a schermo. Se andiamo poi a vedere invece la funzione picker, è molto simile a quella alla funzione form, l'unica differenza è che form è definita come funzione globale, nel senso che è chiamabile ovunque. La funzione picker invece è definita come extension function su un oggetto di tipo model, for model. E a sua volta prende una funzione init definita sull'oggetto di tipo picker model, quindi potrà replicare quello che già form faceva per creare il modello del picker. In più però cosa andrà a fare? Andrà ad aggiungere questo modello all'elenco dei field. Questa chiamata field, questa variabile field, nient'altro è che la variabile field contenuta all'interno della classe formModel, perché la nostra funzione picker è definita sul modello formModel, quindi in realtà all'interno del corpo della funzione avremo a disposizione i metodi e property dell'oggetto formModel. In questo modo possiamo ritornare un picker e ci ritroveremo automaticamente che il picker verrà inserito all'interno del modello del form nella lista di campi. Come dicevo prima, come la funzione init del form aveva a disposizione metodi come il picker per settare questi campi, all'interno invece della closure della funzione picker noi possiamo chiamare label, placeholder e possible values, che invece sono i campi definiti dentro picker model, e quindi andare a configurarli. E ovviamente possiamo scegliere a piacere, possiamo ad esempio definire il fatto che placeholder può essere in un passato, quindi possiamo dargli un valore di default, quindi non sarà obbligatorio per l'utente finale specificarlo. Possiamo dare dei valori obbligatori, nel senso che se io definisco la funzione picker e definisco dei parametri in ingresso che oltre ad essere l'init
comprendono altri parametri, quei parametri chiaramente saranno obbligatori per l'utente finale e il nostro DSL, diciamo, esprimerà questo concetto in questo modo, il concetto di avere dei parametri obbligatori. Ora, se riguardiamo un attimo questo codice, però sorge un problema, nel senso che, aspettate, tornate un po' indietro, ecco qua, sorge un problema, nel senso che all'interno della lambda di picker, io teoricamente avrei potuto richiamare la funzione picker, perché mi ritrovo all'interno del contesto di for model. Chiaramente non è semanticamente corretto per il mio DSL, perché non ha nessun senso ovviamente creare un picker all'interno di un altro picker, quindi vorrei evitare di concedere all'utente questa possibilità. Anche perché il vantaggio di avere questi TypeSafe Builder in Kotlin è che il supporto dell'IDE è estremamente buono, perché abbiamo, oltre alla type safety, abbiamo un'autocompletion molto buona da parte dell'IDE, quindi per l'utente finale è anche molto facile scoprire le funzionalità del DSL utilizzando l'autocompletion. Quindi chiaramente proporgli delle funzioni con l'autocompletamento che non sono semanticamente corrette per il nostro DSL non ha molto senso. Quindi Kotlin è, ecco appunto quello che descrivevo qua, se ci ritroviamo in questa situazione in cui il picker potrebbe essere chiamato, ma non lo vogliamo. Quindi Kotlin nella versione 1.1 ha introdotto questa notation, chiamata DSL marker, tramite la quale possiamo creare la nostra specifica annotation, che andrà a definire i modelli che verranno costruiti dal nostro TypeSafe Builder. Nel nostro caso erano il for model e il picker model. Quindi una volta creata la notation potrò andare ad annotare le due classi del modello, e in questo modo mi ritrovo che automaticamente questa cosa non sarà più possibile farla. Ovviamente qua le slide erano girate, perché questa era quella corretta, nel senso che il compilatore ci darà errore nel caso noi abbiamo annotato con annotation quelle due classi. Perché fondamentalmente il compilatore si rende conto che delle classi che formano il modello dello stesso DSL non possono essere chiamate all'interno dello stesso scopo, quindi fondamentalmente vince quella con lo scopo più vicino. Bene, quindi abbiamo visto come funziona il DSL, vediamo un paio di esempi molto velocemente di DSL già costruiti, già esistenti, che possiamo andare a utilizzare. Uno importante per i tre sviluppatori Android, ci sono qua, è Anko, che ha, insieme ad altre varie funzionalità, che diciamo è sviluppato direttamente da JetBrains, quindi fondamentalmente molte delle cose che fa sono quelle che adesso stanno provando a fare quelli di Google con le Android KTX. Anko ha provato a farle ancora prima ed è sviluppato direttamente da JetBrains, e una delle funzionalità che offre è un DSL fatto per scrivere layout Android, quindi in realtà è possibile definire dei layout Android direttamente in codice Kotlin senza passare da XML, e come vediamo la sintassi è questa, quindi molto simile a quella che abbiamo visto finora. Qui stai semplicemente creando un layout lineare verticale, all'interno crea un di text, un bottone, setta un'azione per long click. Quindi anche qui, come vedete, è un DSL estremamente leggibile, chiaro e comprensibile anche per chi non ha idea di che cosa ci sia sotto, ma fondamentalmente quello che c'è sotto sono chiamate al framework Android che vanno a costruire l'effettivo layout e a mostrare lo schermo. Secondo e ultimo esempio invece di DSL scritto in Kotlin è la nuova versione di Gradle, che se scrivete codice Java sicuramente conoscete. Nel 2016 hanno annunciato i ragazzi di Gradle che hanno iniziato a sviluppare il DSL di Gradle, che a tuttora oggi è scritto in Groovy, anche in Kotlin, quindi fondamentalmente verrà replicato lo stesso DSL che a tuttora usiamo in Groovy anche in Kotlin, quindi con tutti i vantaggi che abbiamo detto, type safety, autocompletion e tutto il resto. E niente, questo è un ottimo esempio che fa vedere come il DSL diciamo sia un po' al di sopra rispetto al linguaggio col quale è implementato, nel senso che alla fine della fiera la sintassi
di questo DSL di Gradle, che sia scritta in Kotlin, che sia scritta in Groovy, sarà esattamente la stessa, magari con qualche leggera differenza, però sarà comprensibile da una persona che non conosce Groovy o non conosce Kotlin. Probabilmente come la maggior parte di voi, non so voi, ma io Groovy non lo conosco, il file di Gradle, riesco a leggerlo tranquillamente. E sempre nel modo di fare di Kotlin, una volta che diventerà stabile, sarà possibile scrivere file di Gradle scritti in Kotlin a fianco a file di Gradle scritti in Groovy e farli convivere tranquillamente all'interno del progetto. Bene, sono andato veloce, io ho finito. Grazie. Avete domande? Nessuna domanda. Ciao a tutti, buongiorno, buonasera anzi, scusate. Allora, iniziamo subito. Io mi chiamo Omar, lavoro per Satispay e sono uno degli organizzatori del GDG di Milano. Potete scaricare le slide a quel link e inizio subito con una velocissima presentazione di chi sono. Allora, io ho iniziato a fare lo sviluppatore ormai 8 anni fa, a sviluppare per Android, e qualche anno fa ho iniziato a utilizzare Kotlin al posto di JavaScript perché mi è piaciuto da subito, diciamo, e quindi sono uno sviluppatore che lavora principalmente con Java e Kotlin. Un'altra cosa che faccio molto spesso è utilizzare i servizi di Firebase, perché Google ha acquisito Firebase ormai un paio d'anni fa e praticamente si utilizzano i servizi di Firebase per un po' tutto, dalle notifiche push alla gestione degli eventi di analytics o un sacco di altri servizi. Diciamo un paio di mesi fa stavo cercando la premessa era questa, vi raccontavo un po' la mia storia per dirvi come ho iniziato a lavorare ho iniziato a utilizzare Kotlin e JavaScript insieme. Stavo cercando il modo di scrivere un servizio gratuito per un mio progetto personale e stavo cercando le alternative. Quali sono le alternative che mi permettono di scrivere un mio servizio back-end gratuito? Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è potrei utilizzare PHP. PHP ci sono un sacco di servizi host gratuiti in giro, sin dal 2000, però fa un po' effetto anni 2000. Ci sono un sacco di servizi di tipo platform as a service, ne ho segnati un paio. C'è App Engine, qualcuno di voi ha mai utilizzato servizi tipo App Engine o i servizi di AWS? Ok, una domanda che ho dimenticato di fare: quanti di voi hanno già utilizzato Kotlin? Pochi? Avete intenzione di utilizzarlo e quindi siete qui all'evento più o meno per vedere quali sono le potenzialità? Ok, questo talk vi mostrerà quali sono le potenzialità del linguaggio. E in particolare, se siete sviluppatori Java, quanti di voi usano Java per sviluppare? Ok, vi farò vedere come ho utilizzato Kotlin, che è un linguaggio che utilizzo per scrivere applicazioni Java, perché alla fine Kotlin compila in bytecode, che viene utilizzato dalla virtual machine, per scrivere codice che viene invece eseguito il browser, oppure come nel mio caso vedremo su Node.js. Quindi ho visto che c'erano delle soluzioni tramite potevo scrivermi il mio backend su App Engine o AWS, oppure c'erano le soluzioni che vanno di moda e in voga adesso, che sono le soluzioni serverless. Di queste ne ho analizzate un paio perché ho poco tempo libero e principalmente ho visto che Google offriva un servizio che si chiama Google Cloud Function, che è ostato su un server che gestiscono loro. Io devo solo scrivere la mia funzione e la posso scrivere in JavaScript. Offrono gratuitamente 2 milioni di chiamate. Firebase
offre a sua volta un servizio che estende le Google Cloud Function, che offre un numero equivalente di chiamate, offre circa 2 milioni di chiamate, o 125.000 se non viene inserita la carta di credito. Per questo l'ho specificato entrambi i valori. E anche AWS offriva un servizio di serverless, che è chiamato AWS Lambda, e a differenza di Google offriva il supporto a linguaggi come Node.js, Java, C Sharp, Go e Python. Offriva un po' meno chiamate. Riuscite a immaginarvi quanti utenti posso gestire, ad esempio, con 2 milioni di chiamate al mese? Potete provare a sparare un numero? 60-70, dicono. Diciamo che uno vuoi fare un tuo servizio, hai ragione, dipende dall'obiettivo. Diciamo, come primo obiettivo voglio fare una macchina, cioè voglio fare un servizio che viene magari chiamato solo da un utente, ma magari voglio chiamarlo una volta al secondo. Riesco a creare un servizio gratuito che riesce a gestire una chiamata al secondo per un mese? Vi faccio questa domanda, secondo voi si riesce? Secondo quanti si riesce a scrivere, scusate, si riesce a ottenere un servizio gratuito stato sul cloud da Google o Amazon o chi per loro che riesce a gestire una chiamata al secondo per tutto il mese? Secondo quanti è possibile? Secondo nessuno, perfetto, e avete ragione. Perché la prima domanda che mi sono fatto è: sono 2 milioni di chiamate, ho deciso di utilizzare i servizi di Google, ma cosa vuol dire? Quante chiamate posso fare all'interno di un mese? Cioè, facciamo due conti. In un giorno ci sono 86.400 secondi, ok? Fino a qui tutto bene. 1 milione di chiamate corrispondono a circa 12 giorni. 2 milioni di chiamate corrispondono a circa 23 giorni. Per coprire l'intero mese mi servirebbe un servizio che permetta di fare 2 milioni e 500.000 e 600.000 chiamate circa. Ok? Detto questo, facendo due calcoli, ho visto che potevo scrivermi eventualmente un mio servizio utilizzando questi servizi serverless che potesse coprire le esigenze di uno sviluppatore medio che vuole fare un servizio che è contattato comunque una volta al secondo le 600.000 chiamate in più, ho fatto due conti e venivano a costare tipo 20 centesimi, quindi eventualmente sarei riuscito a ottenere il mio obiettivo di farmi un servizio gratuito. Però ho detto vabbè, facciamo qualcosa di più realistico, non è, difficilmente farò un servizio che chiamerò una volta al secondo. Quanti utenti posso gestire con un servizio serverless, sempre in modo gratuito? Allora, ho visto che all'interno 2 milioni di chiamate, diviso per 30 giorni, faceva circa 65.000 chiamate al giorno. Quindi, immaginando che un utente faccia 100 chiamate al giorno, potrò gestire all'incirca 650 utenti. Immaginando di fare 10 chiamate per utente, di media, potevo addirittura rifare a gestire fino a 6.500 utenti al giorno. E questo mi sembrava un numero di tutto rispetto. Vi convince? Sì, dimmi. Non hai considerato però le risorse utilizzate, perché il modello di billing, almeno... Sì, questo è super semplificato. Quello di AWS ha anche un limite sulle risorse utilizzate. Cioè... Qui sto utilizzando delle chiamate che vengono eseguite entro 100 millisecondi. Nei servizi Google ci sono limiti sulla CPU e limiti sul tempo di esecuzione. Se l'esecuzione della funzione rientra all'interno dei 100 millisecondi è considerata questa rappresentazione realistica, diciamo. Quindi è molto semplificato. Ok, andiamo avanti. Quindi, per la mia esperienza, dato che sono un utente che usa un sacco di servizi di Firebase, ho detto va bene, allora faccio questo esperimento, provo a utilizzare le Cloud Function che usano Node.js e Kotlin for JavaScript.
Allora, il mio primissimo problema è stato che la documentazione che c'è in giro su Kotlin e JavaScript era davvero poca. Ed è per questo che ho detto, allora farò io delle slide in cui si parla di Kotlin for JavaScript. Ed ecco perché. In queste slide vi presenterò come iniziare a utilizzare Kotlin e JavaScript e fare un vostro progetto personale, se volete provare a utilizzare Kotlin e JavaScript. La cosa comoda di utilizzare Kotlin era anche questa, che una volta che mi sono definito la mia business logic in Kotlin, posso utilizzarla sia su progetti Java, sia su progetti JavaScript, perché esiste la possibilità di definire del codice comune che viene utilizzato da entrambi i linguaggi. Va bene, gli step sono questi. Allora, prima cosa che ho fatto, ho scaricato IntelliJ Idea Community Edition, che è gratuito, c'è il link se volete. Ho creato un nuovo progetto con dove ho definito Gradle Kotlin JavaScript. Mi sto facendo proprio passo passo. A questo punto ho creato un nuovo progetto mettendo il package e l'artifact. E ho utilizzato le configurazioni di default e questo è il risultato. Mi ha creato un progetto con la cartella Kotlin vuota. Subito dopo sono andato sulla console di Firebase e ho detto va bene, creiamo un nuovo progetto chiamato MyService. A questo punto il progetto era pronto. Una volta creato il progetto c'è la sezione function, ho detto va bene, iniziamo a creare il progetto. A questo punto, se non lo avete, dovete scaricare Node.js. Ho lasciato un link anche per scaricare Node.js. Si eseguono un paio di comandi, npm install -g firebase tools, che comunque viene consigliato direttamente dalla console che avete visto nella slide precedente. Vi consiglia di installare i tools di Firebase e installare Kotlin. A questo punto inizializzo il mio progetto con Firebase init. Una piccola finezza, scusate, se avete IntelliJ potete utilizzare il terminale direttamente dall'interfaccia dell'IDE. In basso a sinistra c'è la sezione terminale. Una volta creato il nostro progetto si va sul file di Gradle e si aggiungono queste quattro linee. E si configura Kotlin, il compilatore di Kotlin.js, per produrre del codice che sia interpretabile da Node. Perché Kotlin ha una serie di configurazioni per cui può produrre JavaScript per diverse versioni di JavaScript. Gli chiedo anche di crearmi, una volta gli chiedo di compilare i codici e il codice che ho scritto in Kotlin dentro una file che si chiama index.js e di metterlo dentro la funzione, dentro la cartella functions. Fino a qui tutto chiaro? Good. Aspetta. Ok, a questo punto siamo pronti per fare il nostro deploy. Abbiamo tutto pronto per avere il nostro sito ready online. Che cosa fa... Quali sono le caratteristiche di JavaScript? Allora, JavaScript è un linguaggio dinamico, quindi vuol dire che non è fortemente tipizzato come Java o come Kotlin, e quindi Kotlin può interagire con del codice JavaScript, come può interagire anche con del codice Java, però quando deve interagire con il codice JavaScript utilizza delle keyword particolari, perché il codice di JavaScript non è fortemente tipizzato e quindi bisogna gestire questa cosa. Quali sono le keyword introdotte in Kotlin per gestire il codice JavaScript? Allora, ci sono due keyword fondamentali, che sono external, che è la keyword che dice che una funzione non è stata definita nel codice del mio progetto, ma è stata definita da un'altra parte. In questo modo JavaScript può aggiungere, diciamo che se sto utilizzando la mia classe, la sto aggiungendo nel framework di Node.js,
posso chiamare delle funzioni che non sono state definite nel codice di Kotlin. Basta che definisco che quella funzione esiste ed è stata definita da un'altra parte. Con external posso definire questa cosa, cioè non verrà definita in questo codice, ma verrà vista da un'altra parte. Tra poco faccio un esempio. L'altra keyword che viene utilizzata per interagire con JavaScript è dynamic e mi dice che il tipo è sconosciuto, quindi in Kotlin posso gestire un tipo sconosciuto e su quel tipo sconosciuto praticamente disattivo il type checker di Kotlin e gli dico che su quel tipo può fare chiamate a metodi e funzioni senza preoccuparsi. Queste sono due keyword che vengono utilizzate per interagire. Oh, scusate. Ci sono delle funzioni che sono state anche introdotte per semplificare lo sviluppo di codice Kotlin su ambienti di JavaScript, quindi su Node. C'è la funzione sdynamic, che è un'estensione, che si può chiamare quindi su qualunque oggetto che è stato definito nella vostra classe Kotlin, voi potete chiamare il metodo sdynamic e quell'oggetto diventa un oggetto su cui potete fare chiamate di qualunque tipo. Praticamente diventa un oggetto tipo di JavaScript. Quindi si possono convertire gli oggetti di JavaScript in oggetti di Kotlin, tipizzandoli, con l'unsafecast. Quindi quando voi chiamate una funzione di JavaScript, tipicamente non sapete il tipo che verrà ritornato o lo potete dedurre. Se riuscite a dedurlo, dovreste fare un unsafecast, unsafe perché non potete mai esserne certi, dato che arriva da JavaScript, e gli dite il tipo che vi aspettate. Una volta che avete definito il tipo, potete trattare quell'oggetto come se fosse effettivamente di quel tipo. Se volete trasformare di nuovo quell'oggetto in un oggetto generico di JavaScript, potete utilizzare l'estensione sdynamic. Un'altra funzione che è stata definita molto utile è, perché ad esempio ci sono dei momenti in cui hai bisogno di scrivere codice JavaScript, perché magari può servire, è la funzione JS che accetta una stringa e quella stringa può essere del codice JavaScript. Semplicemente quando verrà compilato il codice Kotlin, quella funzione che è stata definita nella vostra funzione, nel vostro metodo, verrà trascritta uguale identica. Ma facciamo degli esempi. Ok, questa è una piccola classe di utility. Leggete tutti? Ok, perfetto. E cosa ho fatto? Vediamo velocemente i metodi che ho definito. Sopra c'è il primo metodo, fan2json, che accetta un object dynamic. Ok? A questo punto io chiamo json, che è un oggetto di JavaScript, e su quell'oggetto di JavaScript chiamo stringify. Vi faccio notare solo una cosa, che essendo un oggetto di JavaScript, io sto chiamando una funzione, ma il compilatore, anzi l'IDE in questo caso, non è in grado di darmi suggerimenti e si fida, perché sa che JSON è un oggetto dynamic, che quel metodo esiste ed è definito. Io però sto facendo? Sto definendo una mia funzione che utilizzerò d'ora in poi, a cui passo un oggetto e di cui voglio fare che cosa? Voglio chiamare l'oggetto JSON di JavaScript, chiamare stringify, passargli l'oggetto e poi rimappare i campi con chiave valore, perché questo è quello che faccio di solito. Sì. JSON è definito external da qualche parte. Sì, JSON è definito external da qualche parte. Sì, è molto sintetico. Però tutto questo codice è disponibile, tra poco vi faccio vedere. Ottima domanda. Una maglietta per il ragazzo di là. Altre piccole funzioni che ho fatto, cosa sono state? Sono state JSON map. Vi salto JSON map. parliamo della funzione keys. Nella funzione keys cosa faccio? Voglio ottenere le chiavi di un oggetto, perché in JavaScript non ho un modo facile per ciclare le chiavi di un oggetto. Allora che cosa ho fatto? Mi sono definito la mia funzione keys, a cui gli passo un oggetto. A questo punto ho scritto JS e tra virgolette ho messo object, quindi quel codice quando verrà compilato diventerà solo object, quindi sto chiamando l'oggetto object di JavaScript, chiamo il metodo keys e gli passo l'oggetto che gli sto passando nella mia funzione, e a questo punto una cosa che mi tornerà comoda più tardi è fare questo unsafe cast. Che cosa vuol dire? Che
quando chiamerò questo metodo e gli passerò un oggetto, il risultato ritornato sarà un array di stringhe. Quindi all'interno del mio codice Kotlin io tratterò il risultato come un array di stringhe, quindi potrò ciclarlo tranquillamente, senza dover fare dei magheggi con i tipi dinamici, non dinamici. Quindi quello che sto facendo adesso è definirmi una serie di funzioni che mi servono per passare dal codice JavaScript a codice Kotlin. Una volta che ho creato questo strato intermedio tra la mia applicazione e la business logic del mio programma, a quel punto posso scrivere del codice Kotlin tipizzato con tutti i vantaggi che abbiamo già visto di Kotlin. Un altro esempio che ho fatto... Scusa, è ricorsivo però. Siccome diventa stringa, se ho un oggetto... Dov'è ricorsivo? Se una property del mio oggetto è un oggetto, questa trasformazione... Qua sto cercando di farmi dare le chiavi con questo metodo. Le chiavi di un oggetto... Se una chiave è un oggetto... Se una chiave è un oggetto è un'ottima domanda, è un caso che non ho considerato. Perché, premessa, non utilizzo moltissimo JavaScript, però avevo bisogno di un progettino in cui mi servivano delle chiavi al volo e questa è stata la soluzione più veloce che ho trovato. Quindi non copiate questo metodo, non è un ottimo esempio. Grazie per l'osservazione. E un'altra funzione che mi sono definito è volevo avere una funzione che mi dava il giorno della... No, doveva darmi una data dato un giorno della settimana. Non conoscendo niente di JavaScript, non sapevo bene come farlo, quindi cosa ho fatto? Ho fatto una piccola ricerca, ho trovato questa bellissima funzione in JavaScript che lo faceva, però io lo volevo all'interno del mio codice Kotlin. Quindi quello che ho fatto è wrappare la funzione all'interno di JS, del metodo JS, e dirgli che quello che ritornerà a questa funzione è una date. Quindi quando chiamerò questo metodo mi ritornerà una date ricevendo quei due parametri lì. Domande, osservazioni? Sì? Una cosa, giusto per capire, cioè, mi è più o meno chiaro magari come fa a fare la safecast di array di stringhe a patto che ci sia, diciamo, un oggetto abbastanza semplice, sì, di chiavi, stringhe. Però com'è che fa a capire, cioè date è un oggetto già sempre diciamo definito con external o qualcosa del genere? O allora, date è un tipo che puoi definire nel tuo codice della tua classe. Quindi può essere una classe che puoi aver definito te, oppure in questo caso date è una classe di Kotlin. Okay. Quindi è definita in Kotlin. Io gli sto dicendo che il risultato di questo è una date. Sì, sì, quello ok, era soltanto che non mi è chiaro... Come fa a fare la conversione? I tipi più semplici sono già stati gestiti da JetBrain. Però c'è anche modo, immagino, di farlo. C'è il modo di farlo ovviamente in modo custom. Semplicemente se un oggetto JavaScript ha dei campi, ha un elenco di campi nel codice... Esatto, poi fai un oggetto in cui i nomi dei campi sono identici e quindi viene la mappatura uno a uno. Ma pensavo magari di definire dei metodi appunto che espandono la mappatura. No, non serve. Ah, ok, cioè... Vabbè. Viene... Una volta che tu hai definito il tuo oggetto, che ha una serie di di metodi, no scusami, non metodi, field, campi, non so come si chiamano, e la mappatura viene fatta automaticamente. Ok. Oh, scusate. Qui ho definito che cosa? La mia funzione, ho definito un mio file che si chiama index.kt, perché era il mio file principale. E cosa ho fatto? Ho definito una funzione che si chiama require, che dicono, guarda, io non so require come funziona, però so che questa funzione accetta una stringa e ritorna qualcosa. Ok? E l'altra cosa che ho detto è, guarda, ci sarà sicuramente un campo che si chiama export, che è di qualche tipo, non so di che tipo è, so che è di qualche tipo. Con questa dichiarazione qua sto esplicitando che cosa mi aspetto. Quindi a questo punto posso lavorare con Kotlin, cioè posso chiamare il metodo e posso accedere alla property. Ho definito una mia funzione main che accetta una serie di argomenti e qui vedete che questo codice è molto simile al codice che si scrive scrivendo un'applicazione Node.js. Quindi definisco un mio campo che prende il nome di un modulo tramite require e
Una volta che ho ottenuto il modulo, posso chiamarci dei metodi, perché tanto il risultato di questo require è un qualcosa di dinamico e quindi posso chiamarci i metodi che voglio. Su export, stando alla documentazione di Firebase, diceva che bastava aggiungere un campo, quindi quello che faccio è dire che export ha questo campo che è uguale a questo qui è l'esempio proprio base di Firebase, riscritto in Kotlin, solo questo. Gli dico che la file function su HTTPS on request riceverà due parametri, questa funzione, e su questi due parametri io ci posso iniziare a scrivere le mie logiche. Questo qua è esattamente l'hello world scritto in Kotlin, ricompilato in JavaScript. Domande? Perfetto. Una volta che ho finito di scrivere la mia funzione, cosa faccio? Allora, devo aggiornare le mie dipendenze, sono su Node, quindi faccio npm update ed npm install. Correggetemi se sbaglio, così che si... Ok, perfetto. Grazie per il feedback. E una volta che ho fatto queste due funzioni, ho il mio file index.js, anzi no, scusate, non ho il mio file index.js, ho scaricato le dipendenze. A questo punto su Gradle posso chiamare il metodo build, che mi genera il mio file index.js, e lanciare il deploy. Qua, se volete, c'è la demo del codice appena visto, e il sorgente è disponibile a questo URL. Ok, però abbiamo visto qualcosa di molto semplice. Io dovevo fare una cosa un pochino più complessa, dovevo fare un servizio che, se volete, potete provare a utilizzare, che è questo. Era un bot di Telegram che doveva fare dei sondaggi. Io, non sapendo scrivere del codice JavaScript, mi sono definito una serie di metodi e funzionalità su Kotlin e poi le ho compilate in JavaScript tramite i metodi che abbiamo visto questa sera. Qui potete trovare il risultato e quello che ho ottenuto è questo, che adesso posso, in maniera molto semplice, definendo solo delle funzionalità in Kotlin, fare in modo tale che un servizio tipo Google Assistant, Telegram, Slack o via così, possa contattare Dialogflow, che è un servizio che si occupa di fare analisi dei messaggi scritti dagli utenti, fare machine learning sul test inserito dagli utenti. A questo punto, se l'intenzione dell'utente è un qualcosa che posso gestire, Dialogflow si occupa di chiamare la mia cloud function, che è definita in questo esempio. Non riesco a farvela vedere questa sera, però qui trovate un sacco di codice interessante. La mia cloud function elabora la richiesta e ritorna una risposta a Dialogflow che viene mostrata all'utente. Se volete fare un esperimento proprio adesso live, non so se c'è connessione, probabilmente poca, potete contattare il bot del GDG di Milano e scrivere che volete iniziare un sondaggio. A questo punto vi farà una serie di domande che sono salvate sul database di Firebase, e potete rispondere a queste domande e pian piano raccogliere le vostre risposte. E l'idea era quella di organizzare dei sondaggi tramite un bot di Telegram, questa era l'idea. Purtroppo questa sera non riusciamo a farlo, però quello era il motivo per cui ho iniziato tutto questo progetto. Ok, qualche domanda su quello che ho appena presentato? Sì? Tu poi questo lo vai a compilare in JavaScript? Sì, c'era il comando gradle v build perché genera il file JavaScript. La domanda è, JVM, da esperienza passata, si riesce a far girare del JavaScript? Ci ho provato usare lo stesso codice e compilare il punto class e farlo girare sulla JVM e vedere se parte. No, non ci ho provato. La cosa che volevo fare era cercare di utilizzare le cloud function che avevano Node.js che non conoscevo. No. E sono pensato che se hai provato. No, non ho provato. Non ho provato alla JVM con quel codice. Non ho provato a eseguire del codice, però penso che funzioni tranquillamente. Perché alla fine l'output del codice generato da Kotlin è codice JavaScript che penso sia semplice da leggere. Per me no, però penso che sia semplice da leggere per persone che usano JavaScript tutti i giorni. Non riesci a farlo vedere?
cosa volete vedere? Provo. Il file JS? Non qua. Mi spiace. Perché non è neanche il mio computer per problemi tecnici che abbiamo avuto poco fa. Scusate. Qualche altra domanda? Sì? Sì, non so se è il posto giusto per porla, però magari mi rispondi dopo. Cose avanzate di JavaScript, tipo Promises, non so, usare... La domanda è se si possono utilizzare funzioni utilizzate da... No, la domanda è, sono mappate con qualche, diciamo, feature di Kotlin? Esistono delle feature analoghe alle Promises e qualcosa di questo genere, questa no, è la domanda? No, si mappano direttamente, cioè se io in Kotlin programmo sì. Coroutines e di là si trasformano in Promises, cioè... In teoria è questo lo scopo, è scrivere del codice in Java, in Kotlin, e poi qualcuno a JetBrains si occupa di ottimizzare il codice JavaScript prodotto dal compilatore. Ottimissima. E quindi anche, cioè se volessi usare, che ne so, quel Kotlin per scrivere codice React, funzionerebbe? Dovrebbe funzionare tranquillamente, perché tu da Kotlin puoi chiamare qualunque funzione di JavaScript. Però ci vogliono tutti gli header delle... E l'ottima domanda è questa, servono tutti gli header? Sì, gli header si possono definire sia in Kotlin, tramite export, come abbiamo visto poco fa, oppure è possibile generare degli header Kotlin a partire dai file di TypeScript. Quindi è possibile leggere le definizioni di TypeScript e definire così degli header per Kotlin. C'è un progetto di JetBrains che si occupa di fare questa cosa. Quindi è possibile definirsi da solo oppure provare a utilizzare... Un po' overkill da solo. Sì, penso di sì. Per il progettino che mi serviva era davvero molto semplice, dovevo davvero fare un web service che riceveva delle chiamate, faceva delle elaborazioni, prendeva dei dati e dava delle risposte. Quindi per il mio progettino andava benissimo il codice che avete visto questa sera. Altre domande? Sì? Prima, ragazzo? Sì, giusto una cosa per te che mi sono preso un discorso. Io ci ho trovato questi, mi stavi dicendo te, che sono praticamente dei wrapper di React, che funzionano abbastanza bene, poi adesso mi ricordo che sono fatti proprio da JetBrains, non ricordo. Funzionano abbastanza bene, sono anche abbastanza, non documentati, ma autoesplicativi. Io ho cominciato ad avere delle difficoltà, ma perché non sono espertissimo, soprattutto anche lato JavaScript, quando ho voluto cominciare a fare dei wrapper miei per librerie che usano un React. Cioè, banalmente volevo usare Material UI, che non so se conosci, vabbè, con una libreria per React, io ho cominciato ad avere un po' di problemi, ho cominciato a tirare funghi a destra e a sinistra, un po' va, però... I wrapper erano scritti in Kotlin, no? Per... Sì, erano scritti in Kotlin. Ok, sì. Quindi anche tu hai provato a utilizzare Kotlin per JavaScript? Sì, sì, sì. Oh, wow, pensavo di essere l'unico. No, sono abbastanza felice perché... No. Io l'ho fatto come esperimento, come sviluppatore Java, ho detto, vabbè, uso già Kotlin, proviamo a vedere se riesco a fare un web service in Node.js. Mai provato? Proviamo. E infatti ho detto, provo a fare delle slide che almeno documentano come iniziare, perché mi sono trovato in un limbo. Altre domande? Ok, grazie a tutti, passo al prossimo speaker. Francesco Casco, che è qui, che mi parlerà di fuga dal callback call. Mi sentite o c'è bisogno del microfono? Sentiamo. Mi sentite? Io sono davanti. Sì, c'è. Se riesci a un pochino che c'è. C'è sì, se devi sentire in fondo mi sentirà anche il... Spero di sì. Scusate. Spegni il microfono. No. Qualcuno conosce BSD per mettere la presentazione? Scusa, posso chiederti questa cortesia? Grazie. Le slide sono fitte, se qualcuno è dietro e non vede soprattutto la parte bassa, magari può approfittare per spostarsi perché c'è parecchio codice. Non è una molto semplice, diciamo. Richiede una conoscenza almeno base di coding. Fate domande, perché se le fate alla fine è inutile, devo ripetere da capo. Quindi interrompetemi quando volete. Devi darmi un secondo che riesco a trovare il cursore. Il cursore, se fai in basso va giù. Se fai in basso torni nella schermata lì.
Ok, ci sono. Ok, penso che sia questo. Sì, vado. Prova. C'è la vita. Ok. No, no, questo deve stare qui. Però prova a chiudere. Aspetta un secondo. Inizia dalla prima dispositiva. Nel frattempo faccio... Ah, la presentazione non è nuovissima, è stata presentata l'anno scorso all'Eclipse Day al JUG. Si vede? Un attimo, c'è stato un attimo. Ok, perfetto. Infatti parla di Kotlin 1.1, comunque la riporto senza sostanziali modifiche, perché quello che valeva un anno fa vale tuttora. E vale, metto qui così leggete, vale sia per Kotlin, per JVM che per JavaScript, anche perché Vertex ci permette di fare questa cosa qui. Comunque, buonasera a tutti, sono Francesco Vasco, lavoro in Streamer, non sviluppo nemmeno io per Android, faccio applicazioni real time e collaboro al JUG, che sta per JVM User Group. Questa sera vediamo Kotlin, di cui avete una vaga idea ormai, e lo vediamo con libreria a Vertex. Vertex è un framework che permette di sviluppare un vostro applicativo suddividendo i componenti in qualcosa che chiama vertici. Fornisce un event bus, che è semplicemente un modo per far comunicare i vertici tra di loro, e inoltre definisce anche come deve essere eseguita la concorrenza all'interno di un vertice. Il modello che utilizza è multirettore, poi queste cose le vediamo meglio tra poco. È poliglotto, supporta JavaScript e tutto quello che traspira in JavaScript, supporta i principali linguaggi per JVM, gli ultimi sono Kotlin e Scala. È altamente modulare, sono moduli per qualsiasi cosa sia andata di moda negli ultimi 10 anni. La parte core, che questi due moduli, sono circa 800k, e poi il resto potete prendere quello che vi serve. Ci tengono particolarmente a dire che sono reattivi. Questi sono i tre moduli per lo sviluppo reattivo: il supporto per gli stream reattivi a quale si aggancia direttamente Vertex, e Vertex Sync, che è il supporto per Quasar, che è quello che è diventato poi Project Loom, cioè la possibilità di implementare le coroutine su JVM in linguaggi che non hanno il supporto nativo per le coroutine. Sono fatte in maniera un po' diversa, vi accenno soltanto che Vertex Sync lavora strumentando lo stack del thread tra le varie chiamate, mentre linguaggi come Kotlin e Scala utilizzano le callback per supportare l'asincrono. La differenza è che sono stackless, invece questo qui tiene lo stack. Va bene, quello che ci interessa è l'event bus, è un'API molto semplice, permette di registrare un consumatore e poi previsce due modi per mandare il messaggio a tutti oppure a un solo destinatario. Nel caso in cui lo mandiamo a un solo consumatore a caso, il consumatore può anche risponderci un messaggio. Questo è un esempio, un consumatore che semplicemente loga i messaggi che vengono emessi, e poi abbiamo un messaggio che viene mandato a tutti di benvenuto. L'altra cosa importante di Vertex è l'event loop, che grosso modo è come lavora Node.js. C'è un thread che scoda tutte quante le chiamate, le richieste che arrivano dall'esterno vengono accodate e il thread si occupa di fare l'elaborazione. Perché grosso modo? Hai detto grosso modo quello di Node.js. Ecco, la differenza con Node.js è questa qui, che Node.js ha un thread su cui segue tutte quante le elaborazioni. E Vertex associa ad ogni vertice un event loop che fa le chiamate, che scoda tutte quante le chiamate. Non è vero il contrario, cioè un event loop può servire più vertici. Okay. L'altra particolarità che è molto importante è che non c'è un solo event loop in Vertex, ma ce ne sono molti, dipende dal numero di CPU. Quindi questo permette di parallelizzare l'esecuzione del codice su JVM senza per avere mai problemi di concorrenza se si rimane in questo modello. Quindi la differenza è che con Node.js tendenzialmente sarà single thread, con Vertex hai già più thread che poi su cui puoi far scalare più vertici. Creare vertici è molto più economico che creare thread. Diciamo che un thread potrebbe far volare anche 10.000 vertici, non è un problema. Non sono carichi affatto grossi. Io lavoro lato server in questo senso. Cosa succede se
il nostro codice deve fare una chiamata bloccante, non la può fare sull'event loop, deve fare la chiamata e alla chiamata deve allegare un handler. L'handler si occuperà di gestire la risposta. Per esempio, se voglio fare un'interrogazione al DB, dovrò dare la query che voglio eseguire e l'handler che si occuperà di risolvere di consumare i dati che tornano dal DB. Quando tornerà la risposta, l'handler con la risposta sarà riaccodato nell'event loop, ricontinuerà l'elaborazione fin quanto poi il nostro codice non farà scattare la risoluzione della richiesta. E questo è il ciclo che viene fatto sulle richieste di rete, però Vertex non gestisce soltanto richieste di rete. La regola d'oro però per far funzionare bene tutto questo meccanismo è non bloccare l'event loop. Se noi introduciamo un ritardo di un solo secondo nell'event loop, questo ritardo si propaga a cascata su tutti i task che sono in coda nell'event loop. Quindi se noi vogliamo semplicemente ritardare l'esecuzione di del codice di un secondo, in stile Vertex cosa dobbiamo fare? Registrare un handler. Registriamo un handler in modo che dopo un secondo verrà chiamato e ci permetterà di proseguire l'elaborazione con un secondo di ritardo. L'altro protagonista di questa sera è Kotlin. Questa è una schermata dell'anno scorso con la versione 1.1. Tendenzialmente per quello che ci riguarda stasera non è cambiato molto. La grande novità, a parte il supporto per JavaScript che non ha ancora sfondato, è stato il supporto per le coroutine, supporto che è sperimentale. Che vuol dire che è sperimentale? Vuol dire che comunque funziona e in LiveStreamer lo siamo, soltanto che l'API potrebbe cambiare quando diventerà definitivo. Quindi si suppone a questo punto, nella versione 1.3, quando stabilizzeranno le API e finiranno di ottimizzare il codice, cambieranno le chiamate, quindi ci sarà un momento di transizione tra questa API che è sperimentale a quella attuale. E ovviamente le coroutine funzionano sia per JVM che per JavaScript. Spero di aver risposto alla tua domanda. Le promise si possono gestire come vediamo noi tra un po'. Qualche volta mi capita di leggere, non so se siete voi anche con questi dubbi, se è meglio utilizzare le librerie attive o è meglio utilizzare le coroutine. Diciamo che a mio avviso il problema è che non c'è un confronto vero e proprio, fanno due cose diverse. Mentre le librerie attive sono una libreria che è abbastanza consolidata e funziona per lavorare sul codice asincrono, le coroutine di Kotlin risolvono un problema che è sintattico. L'esercizio che facciamo stasera è passare da uno stile tipico di Vertex con le callback a una programmazione ad agenti. Questi due pezzi di codice fanno più o meno la stessa cosa, poi vedremo i dettagli. Vogliamo semplicemente scrivere questa cosa qui in qualcosa che sia più leggibile o comunque più attinente a quello che ho in mente. Facciamo un esercizio per spiegare il problema, anche per spiegarvi perché vi ho mostrato questo codice. Voglio implementare un workflow con Vertex. Ho 5 vertici, i 5 vertici comunicano tramite 5 event bus. Emetto un messaggio, il primo step farà un lavoro, prenderà questo lavoro e lo passerà al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, e alla fine il quinto, quando terminerà il lavoro, dovrà tornare la risposta al mittente. Che cosa fanno questi vertici? Non ci interessa. Il metodo fanno tutti quanti la stessa cosa, semplicemente prendono una stringa e la decorano. Lo step n è terminato in tot secondi. In stile Vertex non possiamo bloccare il thread, quindi ci facciamo passare un handler che tornerà la stringa risultato. Quindi qui registro il mio timer, registro il mio timer, decoro la mia stringa, dopodiché, dopo che scatta il tempo, chiamo l'handler dicendo ho completato. Cosa fa quindi ogni nodo? Prende il messaggio, chiama la do work, che è quella che abbiamo appena visto, manda il messaggio al nodo successivo, e quando questo ritorna la risposta, la ritorna al mittente. Come lo implementiamo? Con Java 8 è così. Vi ho segnato i 4 punti, non so se riuscite a vederli. Registro il consumatore, chiamo la do work, mando il messaggio allo step 2, dopodiché faccio la reply con il risultato del messaggio. Questo libro di scrittura ha dei vantaggi. Prima di tutto, l'algoritmo che io ho in mente
è tutto quanto abbastanza compatto, tutto quanto scritto qui, ed è abbastanza, diciamo, c'ho tutto quanto sott'occhio. Inoltre anche il vantaggio che le variabili passano attraverso le lambda. Work request message, che è questo qui, che io utilizzo al punto 4, è il risultato del punto 2. Il compilatore automaticamente scrive tutto quello che è necessario per far passare questa variabile al punto 4, anche se nel punto 3 non è nemmeno menzionata. E questo va bene. Ci sono dei problemi a riguardo. Il primo di tutto sono queste maledette callback, per cui ogni volta che io vado a gestire una callback, il codice sistematicamente si sposta verso destra. Questo almeno per come le scriviamo ora. Problema decisamente più serio è che non posso inserire cicli di controllo, non posso inserire if, non posso inserire for, while, non posso mettere un try catch, perché con questo tipo di sintassi non avrebbe la semantica che io mi aspetto. Dovrei gestire gli errori in una maniera, diciamo, diversa da quella a cui sono abituato con i costrutti come Java e Kotlin. Cosa potrei pensare? Magari il problema è semplicemente che sto usando Java, che è un linguaggio object-oriented, con una sintassi funzionale. Questa stessa cosa qui la posso scrivere in object-oriented e evitare il problema, per esempio, del callback L. Questa è riscritta in Kotlin. Se avete difficoltà a comprenderle, nessun problema. Comunque, registro il consumatore, l'handler che fa la do work, che registra l'handler che manda il passo 3, che registra l'handler che fa la reply. Ho tolto il problema del callback L. E va abbastanza bene. Ci sono però dei problemi a riguardo. Il primo è che prima avevo pensato una routine di 4 passi e l'avevo tutta quanta sott'occhio. Ora invece mi trovo con 4 classi. E sono 4 classi che mi servono soltanto per svolgere i 4 passi. Non c'è una relazione tra questo passo e questo passo, non c'è nessuna relazione. Leggendo questo codice, non posso, leggendo il codice, semplicemente capire che questo viene subito dopo questo qui. Quindi ho perso, diciamo, in certo senso la conseguenzialità. E non posso nemmeno gestire in qualche modo le 4 classi in maniera omogenea, perché per vedere la sorte le 4 classi implementano tutte interfacce diverse: handler di message, handler di string, handler di syntax alt. Diciamo, sono tutti quanti handler, però sono tutti quanti handler diversi, non c'è una super classe in questo. E infine, soprattutto, non ho risolto il problema di inserire i cicli for, di if o il try catch. In questo caso è abbastanza evidente che un try catch non lo posso mettere fuori, non sarebbe fuori niente. La soluzione è poter scrivere l'algoritmo che io ho pensato in una sintassi che sia più vicina a quella con cui l'ho ideato, cioè quei 4 passi principali. Qualcosa di questo tipo. Registro il consumatore e poi il mio handler semplicemente deve seguire i successivi 3 passi. Quello che voglio fare è che le chiamate asincrone voglio gestirle invece che andare in un'altra callback, gestire la routine successiva subito dopo questa, poterla scrivere in maniera sequenziale, cioè avere le varie routine ma in un'unica routine, quello che appunto si chiama la coroutine. E questa sintassi, che poi ora vediamo passo passo come si arriva qui, e questa sintassi è così comune al nostro modo di pensare che io posso metterci il try catch e farlo funzionare esattamente come sono abituato a farlo funzionare. In questo caso il try catch funziona esattamente come mi aspetto. Ok. Parliamo un po' di tecnicismi, perché seguitemi un po' se cerco di essere chiaro. Allora, per implementare le coroutine bisogna iniziare a agganciare il primo concetto, quello di continuazione delimitata. Io ho scritto lo spadafiato, però potete anche non leggere perché provo a spiegarlo, magari esce meglio. Allora, quando voi avete il codice, fate una chiamata a una funzione. La chiamata alla funzione che caratteristiche ha? Voi dovete indicare tutti quanti i parametri di ingresso. Quando viene chiamata la funzione, a un certo punto il processo inizia a elaborare l'altra funzione, fa un'elaborazione che è diversa da quella che stavate facendo prima, e alla fine la funzione torna con un risultato, con una risposta. Questo, grosso modo, la chiamata a una funzione, grosso modo,
è una continuazione delimitata. Cioè il frame dell'esecuzione del vostro codice viene interrotto e si passa a fare altro. Dopodiché la funzione chiamante riprende a funzionare. Quindi è come se noi sospendessimo la funzione, facessimo un attimo qualcos'altro e tornassimo indietro. Questa caratteristica delle continuazioni delimitate, cioè quella di poter essere eseguite senza dover dare i parametri, perché bisogna dare tutti quanti i parametri per crearla, dopodiché può essere semplicemente eseguita e tornare un risultato, è la stessa caratteristica che hanno gli handler. Un handler per partire deve avere i parametri per essere chiamato e alla fine tornerà un qualcosa, opzionalmente, per carità. Ed è quella che noi vogliamo utilizzare questa sera per gestire le callback. Gli handler vogliamo implementarli come continuazioni delimitate e fortunatamente il compilatore di Kotlin ha questo concetto e ce lo espone. Che forma ha una continuazione in Kotlin? Questa è la nostra chiamata generica. Dal punto 1 faccio la mia chiamata, la mia funzione doWork. La doWork cosa fa? Sospenderà questa esecuzione, farà una chiamata e avrà due possibili esiti. Mi ripristina la funzione tornando al mio risultato, quindi mi fa una specie di resume, mi torna la result, io assegno la variabile e continuo al punto 2, oppure mi ritorna un'eccezione. Quindi in questo caso mi assegna quest'altra variabile, l'exception, e io eseguo il punto 3. E questo vale sempre in Kotlin. Ed è una cosa così assodata nel linguaggio che io posso definire un'interfaccia. La mia interfaccia a continuazione ha due metodi. Quando la doWork torna, se torna con un risultato mi chiamerà la resume. Se torna con un'eccezione mi chiamerà la resume with exception. E questo permetterà al compilatore di far scattare il codice 2 o il codice 3. Stiamo passando alla metà. Cosa allora cosa mi serve per fare una coroutine? Tre cose. Quello che si chiama un builder, cioè un modo per avviare la coroutine, un modo per gestire come termina la coroutine, cioè come termina in questo caso la mia funzione, e infine qualcosa da metterci in mezzo, cioè qualcosa che mi permetterà di sospendere e di riprendere l'esecuzione della funzione. E i punti di sospensione saranno esattamente le varie callback. Ogni volta che ho una callback dovrò sospendere la coroutine, chiamare la callback, e la callback quando risolverà dovrà chiamarmi la resume o la resume with exception. E questo mi farà poi avanzare la coroutine nelle routine in cui è formata. Iniziamo dal primo punto, cioè la creazione di una coroutine. Voglio creare un metodo che chiamo launch, che prende una suspending lambda, che sarà il corpo della mia coroutine, e mi torna un future. Il future è un oggetto di Vertex che è semplicemente una risposta che racchiude con sé una promessa di avere una risposta in futuro. Launch farà partire l'elaborazione e con il future potrò sapere se è partita, a che punto è e se è terminata e con quale esito. Allora, quello che mi serve è avere, prima gestiamo l'esito con questo modo qui, purtroppo è uscito anche l'altro, però guardiamo questo pezzo qui. Per gestire l'esito, launch, come ultima parte, mi chiamerà se il body termina con un risultato, la resume, se il body termina con un'eccezione, la resume with exception. Quindi io mi vado a costruire un adapter. Questa classe qui implementa la continuazione e semplicemente pilota il future. Saltate il contesto, non esiste. Pilota il future. Se la continuazione, o meglio, se launch mi chiama resume, allora il future completa. Se launch mi chiama resume with exception, allora il future fallisce. A cosa mi serve questa continuazione? Per implementare launch. Creo il future, che è la risposta che io voglio dare, mi creo la mia continuazione che mi servirà semplicemente per pilotare il future, e dopodiché avvio la coroutine dicendo quando completi mi utilizza questa continuazione per notificarmi come termina il mio body, dopodiché torno in future.
Suspend è una parola chiave di Kotlin che mi dice che questa qui è una suspending lambda, e che è l'unica parola chiave che hanno aggiunto in Kotlin 1.1 per gestire le coroutine, e mi permetterà qui dentro di creare, alla fin fine farà una macchina stati, però quello che vedrò io sinteticamente, avrò la possibilità di, nel mio codice, di sospendere l'esecuzione del codice e di riprenderla. Vediamo come si sospende l'esecuzione del codice? Ok. Però suspend mi dà, la suspending lambda io posso chiamare le suspending function, che ora vediamo cosa sono, però diciamo che qui non posso chiamare block perché è una chiamata asincrona, quindi il modo per far avviare block è dire avvia la coroutine. Quindi coroutine è un metodo che fa parte di suspend? È un extension function della libreria Kotlin ed è sperimentale. È una di quelle cose che potrebbe cambiare. Una di quelle cose che cambierà, perché per come sono creati i package cambieranno queste cose. Non so quanto, però cambieranno. Va bene, sospendiamo la coroutine. Voglio creare un metodo handle che semplicemente gestisce una chiamata sincrona. E in questo caso, per esempio, voglio sospendere la mia coroutine per un secondo. Quindi chiamo handle. Handle mi fornirà un handler che mi servirà per poi far riprendere la coroutine. Quindi io dico, tra un secondo mi chiami l'handler. Questo mi sospende la coroutine e dopo un secondo viene chiamata la render che mi deve fare la resume della coroutine. Come lo implementiamo questo? Questa è una suspending function. È una suspending function e prende una lambda. Che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto sospendiamo la coroutine. E quando sospendo la coroutine, il compilatore mi fornisce la continuazione, cioè quello che nell'esempio di prima era il blocco 2, o blocco 3, insomma, dipende. Tutto quello che c'è dopo la chiamata handle, mi finisce in quell'oggettino là. Creo il mio handler che mi servirà per la lambda, e l'handler che cosa deve fare? Semplicemente fare la resume. Dopodiché chiamo il mio blocco, vi passo invece l'handler, il mio blocco chiama delay, e dopo un secondo delay mi chiamerà la resume. Un altro esercizietto, ok. Handle result, voglio gestire una chiamata che mi torna un risultato. Faccio un altro metodo, gli passo l'handler, lo add user mi caricherà un utente dal DB, e questo qui mi va a tornare l'utente in caso di positivo, oppure mi dovrà lanciare l'eccezione se c'è un problema. Come lo implemento? Un'altra suspending function, handle result. E handler in questo caso è diverso, è handler di async result, ma essenzialmente la fuffa è sempre quella. Sospendo la coroutine, mi crea un handler che prende l'async result, dopodiché se è andato bene chiamo il resume, altrimenti faccio il resume exception e chiamo la mia lambda. Facciamo un po' di debug. Handler result che cosa fa? Sospende la coroutine. Mi viene tornato tutto quello che c'è dopo la chiamata handler result. Io creo un handler, passo questo handler al mio blocco, il blocco chiama load user, andrà sul DB, farà quel che vuole, dopodiché il DB mi darà l'utente che finisce qui dentro, successo, e resume e con il risultato, che sarà il mio utente. L'utente poi finirà in quella variabile. Io sto wrappando in un certo senso delle chiamate asincrone con una sintassi che è funzionale, richiesta, risposta. La callback è tutta qui dentro. Con questi pochi metodi io arrivo a questo risultato. Chiamo il launch,
prendo il messaggio che è arrivato, dopodiché gestisco l'add work. L'add work mi torna il messaggio, mando il messaggio allo step 4 e prendo il risultato. E il risultato lo torno come reply, torno indietro al mittente. Se qualcosa va male, finisce nella catch. Facciamo un altro passettino. Non voglio usare un handler per scodarmi tutti quanti i messaggi, voglio utilizzare un qualcosa che sia più consono a come di solito lavoro. Per esempio, voglio prendere l'event bus, che è uno stream reattivo, e farci sopra il for each. Per ogni messaggio mi fa il mio algoritmo. Prendi il messaggio, chiami la do work, lo mandi avanti e torni indietro. Grosso modo il ciclo è quello, però mi devo implementare la for each. La particolarità rispetto a quanto abbiamo visto prima è che la for each deve lavorare su uno stream reattivo, però per la semantica che do io alla for each, questi metodi devono essere chiamati, cioè ogni iterazione deve essere sequenziale. La for each non lavora in parallelo, prima fa un'elaborazione, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro. Quindi vuol dire che io devo sì scodare i messaggi, ma devo anche gestire la back pressure. Devo stare attento a mettere in pausa quando arriva il messaggio, terminare l'elaborazione e poi dire allo stream reattivo che sono pronto per scodare un altro messaggio. Come implemento la for each? Questa è una suspending function, ma è anche un extension function, cioè sono tutte parole brutte, lo so, però insomma con questo qui io dico che posso sospendere la coroutine e qui sto dicendo a quell'interfaccia io voglio artificiosamente aggiungere un metodo, che poi sarà un metodo statico, ma tanto nel linguaggio non me ne accorgo. Quindi readStream avrà il mio metodo forEach, questo metodo sospende prenderà una funzione che sospende. Cosa faccio? Sospendo la coroutine e inserisco un po' di handler. Se lo stream termina, allora il forEach termina. Se lo stream da eccezione, allora il forEach lancerà quell'eccezione. Se lo stream manda un messaggio, cosa faccio? Metto in pausa lo stream, non voglio più messaggi dallo stream, lancio la funzione che c'è, che è il corpo del for each, e prendo il future che abbiamo visto prima. Questo future mi servirà per sapere quando quella funzione termina. Quando quella funzione termina, faccio ripartire lo stream, e se qualcosa è andato storto, qui essenzialmente tolgo tutti quanti gli handler, non voglio sapere più niente, e lancio l'eccezione. La parte, diciamo, core è questa qui: mettere in pausa lo stream, lanciare un'altra coroutine e quando la coroutine termina riprendere e attivare lo stream. Questo mi permette di iterare su uno stream reattivo. Questa stessa cosa qui, probabilmente con le opportune accortezze, si può tranquillamente utilizzare anche su qualsiasi altro stream reattivo. Ho scelto Vertex per fare questi esempi perché essendo il vertice monothread è abbastanza facile implementare queste coroutine. Questo vale anche per Vertex per JavaScript, ma vale anche per JavaScript vero e proprio, cioè le promise non c'è nessun problema di concorrenza. Va bene, ultimo passo: voglio registrare un consumatore, o anche detto attore, in cui per ogni messaggio mi deve elaborare iterativamente tutti quanti i messaggi e fornire una risposta. È un attore di per sé, è un agente che ha stato volendo, perché tutte le variabili che vengono dichiarate fuori sono visibili all'interno, quindi io fuori potrei indicare un accumulatore o qualsiasi altra cosa. Mi manterrebbe anche delle variabili da assegnare. Questo qui diventerebbe poi lo stato di ogni dell'agente, quindi non è soltanto una funzione, ma in questo caso equivale quasi a una classe, perché avremo lo stato della classe e la funzione che poi scode i messaggi. Quello che mi manca è implementare il launch consumer, che ormai è molto semplice. Registro un consumatore sull'indirizzo che mi viene passato,
dopodiché lancio la coroutine che fa semplicemente il for each. Se il blocco torna con un esito positivo, ok, faccio la reply. Se il blocco lancia l'eccezione, faccio invio l'errore. Questa sintassi mi dà anche il vantaggio che qualsiasi sia l'esito del blocco che chiamo, la risposta al messaggio arriva sempre, c'è sempre una risposta, che sia o l'esito positivo o l'esito negativo, io ce l'ho sempre. Diversamente dalle prime due che abbiamo fatto, in cui non veniva gestito l'errore, in questo caso io devo semplicemente occuparmi di scrivere il corpo del metodo, ignorando poi il dettaglio di scodare o inviare la risposta. Va bene, questa ce la siamo abbastanza vista. Grosso modo, se ci fate caso, il numero delle righe è lo stesso, sono 10 righe sopra e sotto. La differenza è puramente sintattica, in un certo senso, perché qui ho le callback, qui ho una programmazione imperativa, cioè quasi stile assembly, anzi questo può essere anche stile Pascal, e in questo caso gestisco anche la back pressure e gestisco anche il caso di negativo in cui ci sia un errore. Sopra tutta questa parte manca. Va bene, questa è la libreria core, molte cose sono già implementate, diciamo collaboro oppure seguo questo progetto, no? Molte cose già ci sono, i filtri, i generatori, i channel, le pipeline, i mutex, se volete poi ho qualche altro esempio, però non volevo dilungarmi, i selettori, fanno tutte quante parte di programmazione, anche la programmazione reattiva. Ci sono un po' di adattatori per le NIO, per le Swing, per gli stream reattivi. Ne avete sentito anche qualcuno su Android, diciamo c'è abbastanza. Tutto quanto in itinere per ora. Grazie a tutti. Bene, ancora 5 minuti e poi facciamo una piccola estrazione con qualche gadget e poi niente, ringraziamo subito per averci ospitato e anche gli speaker, chiaramente, ovviamente anche gli speaker, certo. E niente, grazie a tutti anche per aver partecipato, una bellissima serata.